come hai detto tu, sicuramente sul livello mentale sono tornato contento perché alla fine ci abbiamo ancora tutto nelle mani con l'Austria per poter, diciamo, ambire ancora ai mondiali. E per quanto fisicamente ho fatto anche la partita prima che iniziasse il campionato e sono tornato ancora, diciamo, invece magari più stanco, invece sono stato bene anche dopo la partita poi col Brescia, anche non ho avuto problemi fisici, anzi, se mi sentivo meglio, queste due partite sicuramente mi sono servite anche per ricaricare l'energia. Adesso con questo cambio che non si gioca più nemmeno mercoledì, ma si gioca martedì, comunque c'è un giorno ancora in più per recuperare, cioè tra martedì e domenica comunque c'è tempo per rimettersi in sesto, per cui fisicamente sto bene, non ho acciacchi, niente, sono contento e spero di giocare domenica e poter affrontare bene la partita contro l'Udinese. L'abbiamo sempre detto e anche all'inizio che diciamo le prime partite sono sempre un po' incognite, nel senso che non si sa a quale punto stiamo noi davvero, perché sempre è un conto giocare le partite amichevoli, anche se magari quest'anno abbiamo fatto delle amichevoli diciamo un po' più impegnative anche, però sempre un conto giocare quando tra virgolette non si tratta di nulla e un conto quando si inizia il campionato dove ogni partita è quella decisiva, per cui era un po' un punto negativo sia per noi che per loro. E sì, purtroppo quella partita è andata come è andata, infatti non ne voglio nemmeno parlare né sul livello personale né tantomeno sul livello della squadra, perché sappiamo che ogni di noi poteva fare di più e doveva fare di più. Ciò che abbiamo poi dopo una settimana abbiamo dimostrato comunque contro una squadra in salute, contro una squadra che sicuramente vorrà dire il suo per il campionato. Dove abbiamo concesso sicuramente qualcosina a loro che ci ha permesso cioè che ha permesso a loro di metterci in difficoltà. Però secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo recuperato uno svantaggio e siamo anche andati, ecco, poi su 2-1, non siamo riusciti a mantenerlo, però ripeto, sul livello di prestazione sia personale che della squadra, che poi ripeto, a me mi interessa più che altro quello che fa la squadra perché poi è una conseguenza dell'altro. E abbiamo fatto una buona prestazione, purtroppo soltanto un punto, però comunque un punto importante. E siamo molto fiduciosi, ci siamo preparati bene, ci stiamo preparando bene, chi è rimasto qua ha lavorato bene, ripeto, chi è andato via comunque ha fatto il suo e sappiamo che è una partita importante come lo saranno tutte le 36 che sono rimaste ancora, perché partite semplici ormai non ce ne sono più. E chiunque può battere chiunque, come chiunque perdere contro chiunque. E noi faremo il nostro meglio, al massimo. Come dice il mister, al 120% ognuno di noi per poter ottenere risultato positivo.